che cambia siamo noi. L'arte è importante perché non deve raccontare nulla. Cioè, sono gli artisti che attraverso l'arte riusciranno a trasmettere quello che succede nei posti in cui loro vivono, a descrivere quelle che sono le loro emozioni, le sensazioni, oppure le problematiche, le difficoltà della gente. Gli artisti raccontano un po' quello che, come va il mondo, vedono una visione completamente nuova. Lo spazio con la denominazione LOC, Laboratorio Orlando Contemporaneo, è nato a metà del 2013, quando il Comune di Capo Orlando, con un progetto presentato anni addietro, intorno al 2009, alla Comunità Europea, aveva avuto accesso e finanziamento che riguardavano progetti per la fornitura di servizi e beni culturali. Capo Orlando aveva scommesso tutto sulla creazione di un laboratorio di videoarte che poi è divenuto il LOC. Il progetto è andato a buon fine, si è nominato un curatore che era Marco Bazzini e con lui abbiamo incominciato proprio questa avventura insieme, perché abbiamo dato la possibilità di cambiare non soltanto volto alla struttura, ma abbiamo allargato quelli che erano i servizi con artisti in residenza di fama nazionale e internazionale dopo tanti anni di lungo, tra virgolette, sonno di questo paese. Noi abbiamo un po' ribaltato quello che è il concetto della mostra concepita nel senso tradizionale. In che senso? Visti anche i pochissimi mezzi economici che abbiamo a disposizione, abbiamo cercato tutto di impostare sull'autogestione, sviluppando e esaltando un po' le risorse del personale precario dipendente del comune. Gli spazi li abbiamo completamente restaurati noi, cercando di rigenerare il materiale esistente. Abbiamo realizzato uno studio di videoarte. Lo spazio, così come lo vedete, è completamente nuovo e innovativo rispetto al passato. E tutto questo, dico, si è recuperato non incidendo sul bilancio comunale. Quello che mi piace soprattutto sottolineare è che i ragazzi che collaborano con me e che non si occupano soltanto della parte concettuale dei progetti, ma anche di quella manuale, hanno saputo vedere lontano e quindi si sono messi completamente a disposizione, dando un grande esempio di disponibilità e di impegno nel lavoro. Grazie a questo personale, faccio un nome che è Gaetano Spagnolo, Monica Lanza e tanti altri ragazzi che collaborano con me, si sono potuti portare avanti in questi anni dei progetti in continuità con quelli che si erano intrapresi con il progetto europeo. Abbiamo realizzato dei corsi di fotografia, uno di scenografia e uno di recitazione teatrale, un progetto di carattere sociale che ha abbracciato 40 ragazzi e che vedeva poi la conclusione a fine dell'estate dello spettacolo finale. Si è riusciti a fare un passaggio che è veramente difficile da fare conoscendo il territorio, perché questi ragazzi che abbiamo preso a 13 anni, li abbiamo accompagnati per quasi 3-4 anni insieme, e si sono ritrovati poi alla fine della scuola e di questa esperienza con un background culturale un po' più avanzato rispetto agli altri. Ciò gli ha permesso di aver saputo scegliere bene quello che era il loro indirizzo universitario. Io sono convinto che l'arte contemporanea, la cultura sul territorio debba intraprendere questo cammino. È veramente difficile realizzare grandi mostre e allo stesso tempo coinvolgere le persone sul territorio. Visti i tempi, i risultati che abbiamo ottenuto fino adesso, secondo me, sono abbastanza validi, con i mezzi che abbiamo avuto a disposizione per affrontarli. Se io la immergo, la contestualizzo nel posto in cui vivo, in base all'esperienza che ho avuto, l'Italia che cambia è l'Italia di quei ragazzi che hanno il coraggio di rischiare, cioè di perseguire quelle che sono le loro idee, i sogni, e non fermarsi ai sogni ma realizzarli. Secondo me è una cosa importante per un cambiamento del paese.
perché esci con una etica e una morale personale fatta non soltanto sugli insegnamenti che ricevi, ma sull'esperienza che ti fai sul campo. Quest'Italia che cambia, non puoi fermare.